Giro di buone campionato Under 17 provinciale, il Pedara rende visita al polivalente di Aci Catena all'Academy Ciccio Lodi in coda alla classifica. Pedara che ha chiuso il girone d'andata a quota 9 punti, 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Un rollino di marcia che la formazione di mister Andrea Musumeci vuole sicuramente migliorare per entrare in zona playoff, obiettivo prefissato a inizio stagione. Queste le scelte, copia tra i pali Federico Marchese, Michalizzi, Pennisi, Russo, Pedralia, Pappalardo, la Mastra, Lizio, Sì. Fiorello e Rapisarda. Possiamo partire con il film del primo tempo. Dopo 2 minuti calcio d'angolo messo dentro, c'è un batti ribatti, il pallone termina sui piedi di Russo che calcia in bocca a Ventura. Minuto 6, il Pedara, rimessa laterale lunga per Lizio che prova la conclusione di prima intenzione, destro malamente sul fondo. Minuto 7, ancora Pedara e Pappalardo che cerca la chance dalla distanza, non trova lo specchio della porta. 14esimo, calcio d'angolo dalla destra, il tentativo di deviazione prima, poi lo scarico all'indietro, cerca con la mancina il gol Pedralia, ma mette ancora una volta una deviazione in calcio d'angolo. Ultima chance con la Mastra che di testa non trova la porta. Fine primo tempo 0-0 tra Academy Ciccio Lodi e Pedara, ma fin qui solo gli ospiti sul terreno di gioco. Minuto 40 entra Carastro, minuto 42 entra Gangemi per Rapisarda, 48esimo tocca a Marchese. Queste le scelte in casa Pedara. Al 52esimo Academy Ciccio Lodi lancia in profondità per Librio che calcia in bocca all'estremo difensore Copia. Minuto 54 tocca a Mazzella per la Mastra. Minuto 58 occasione ancora per l'Academy Ciccio Lodi, rinvio lungo di Ventura che arriva a Corrado, passa in mezzo a due avversari, cerca poi la deviazione, pallone oltre la traversa. Minuto 64 calcio di punizione di Cordovana, termina alto. Minuto 70 siamo di fatto allo scadere, rimessa laterale, arriva sui piedi di Marchese che si coordina col destro e trova il gol che decide la partita. 0-1 Pedara, allo scadere la spunta, la formazione ospite. 73esimo scampoli di gara anche per Gioffrida, poi non c'è più tempo, è triplice fischio. L'Academy Ciccio Lodi cede di misura al Pedara che alla fine la risolve al 70esimo col gol di Marchese. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.